Oggi è una giornata di raccolta di coperte e di vari indumenti, è una raccolta regionale, e cioè in tutte le città della Toscana stiamo facendo questa raccolta di coperte, sacchi a pelo, sciarpe, guanti, che poi daremo alle nostre unità di strada che distribuiranno a chi è più sfortunato di noi, che non ha un tetto e non ha un letto. Quanti casi estremi trovate anche di persone insospettabili che sono costrette a vivere in strada? Purtroppo questo è un fenomeno che ultimamente sta aumentando. Dalle varie statistiche, negli ultimi 2 anni c'è stato un aumento importante di persone che purtroppo pernottano in strada, anche perché per vari motivi dovuti al Covid le strutture hanno dovuto ridimensionare, quindi anche i posti letto sono minori rispetto ai passati anni. Diciamo che ci sono le nostre unità di strada, come vengono chiamate, che praticamente in 2 giorni a settimana, un giorno a settimana, viaggiano lungo le città e vanno a trovare e dare conforto a queste persone che purtroppo, ripeto, più sfortunate di noi pernottano in strada, quindi danno genere di conforto e quando possono una coperta o un sacco a pelo.